Caro virus, ti scrivo una nuova normalità, davvero da record. Il video è stato caricato la sera del 30 dicembre su Facebook e successivamente anche su YouTube dagli autori Yamato Song e nei primi giorni del 2021 lo stesso video è stato ripubblicato da centinaia di utenti ed è diventato virale raggiungendo gli italiani d'Europa tra Germania, Svizzera, Inghilterra e Spagna. I marsalesi Yamato Song hanno dichiarato che quando hanno scritto "Caro virus, ti scrivo" volevano solamente dare un piccolo messaggio di speranza alla nostra comunità locale. Mai avremmo pensato, hanno detto, che il video della canzone diventasse virale e pubblicato in tutta Europa. Addirittura uno di questi video ripubblicati ha superato quasi 3 milioni di visualizzazioni. Siamo strafelici, ci sentiamo umili star. Il progetto musicale, dalla canzone originale di Lucio Dalla, "L'anno che verrà", nasce da un'idea di Enzo Amato ed è stato scritto, interpretato e registrato all'interno delle mura domestiche. Il brano si intitola "Caro virus, ti scrivo" di quello che è diventato un gruppo musicale vero e proprio, Yamato Song. Se in passato, sempre sul web, il pubblico si è affezionato alle esilaranti parodie di Yamato, stavolta la band ha alzato il tiro e ha cantato sulle note di Lucio Dalla un vero inno al ritorno verso la speranza. Ad interpretare il brano sono Valerio, Peppe, Dario ed Enzo Amato e Graziana Maltese. In particolare Enzo e Peppe sono fratelli, così come Valerio e Dario figli di Peppe, mentre Graziana è la fidanzata di Dario, o per meglio dire il suo affetto stabile. Insomma, un brano tutto in famiglia che ha superato i 3 milioni di visualizzazioni. Finalmente in libertà, i ristoranti torneranno a riempirsi e tutto quanto ripartirà, e senza maschera